In archivio la vittoria fortemente voluta di Ciccone dal terzo e ultimo giorno in Branda. Il giro si rialza con Carapaz in rosa, Hindley lì incollato a 7 secondi, i primi 4 racchiusi in 59. Dopo 15 tappe sono 12 corridori andati a vittoria, a partire dalle 3 di De Mar, 3 anche quelle italiane firmate da Inese, Oldani e Ciccone, 8 le nazioni vincitrici, 10 le squadre, 4 di loro in più di un'occasione. Più dei numeri da statistica storica interessano però certamente quelli della 16ª tappa da Salò ad Aprica in 202 km con oltre 5.000 metri di dislivello, 50 km di salita distribuiti tra il Goletto di Cadino, il Mortirolo dal versante meno tremendo, la breve ma sempre ripida ascesa di Teglio, 5 km al 9%. Prima del finale in lieve salita c'è anche e soprattutto il Valico di Santa Cristina, oltre 13 km con la seconda parte che è tutta over 10%. È un classico durissimo tappone alpino e prende presto in largo un vagone di oltre 20 corridori. Ci sono diversi italiani. Quello meglio piazzato in classifica, eccolo qua, il francese Guillaume Martin, che è decimo a 8 minuti e 2 secondi. C'è dentro anche l'olandese Bowman con la maglia azzurra di leader della classifica scalatori, e sulla cima del Goletto di Cadino lo anticipa però Ciccone. Bowman prende diversi punti, rafforza la sua maglia blu. In discesa va intanto a terra Baez, fora il tedesco Kelderman, ma sono due inconvenienti da poco per entrambi che impiegano qualche chilometro ma poi riguadagnano il contatto con il vagone di testa del quale facevano originariamente parte. A rompere la tregua, l'armonia davanti è Simon Yates con uno scatterello quando siamo ai 100 dal traguardo e ci avviciniamo al Mortirolo. Lo scatterello fa esplodere la corsa e, come vedremo, in cima al Mortirolo è in pratica cambiato tutto. C'è stato un grande attacco da parte di 7 corridori, altri poi si agganciano, fanno in tempo ad agganciarsi per ultimi Hugh Carty e il ceco Jan Hirt. Il primo sul Mortirolo è ancora lui Bowman, che ha fatto quest'oggi sin qui ben 58 punti per ciò che riguarda la classifica scalatori. Alla sua ruota avevano scollinato Kemna ed Arensman. Ritardo in cima di oltre 4 minuti e 30 per il gruppo Maglia Rosa e poi il primo colpo di scena in discesa, a inizio discesa, va giù Domenico Pozzovivo e qualche conseguenza sembra trascinarsela dietro con il passare dei chilometri. Arriva quindi il grande attacco che tutti si aspettavano in discesa da parte di un coraggioso, spericolato come sempre Vincenzo Nibali, ma rispondono bene gli altri a partire da Richard Carapaz, che scende poco peggio rispetto al bravissimo squalo dello stretto. Si medica le ferite Domenico Pozzovivo, questo non è un buon segno per lui. Finisce in pratica il sogno poco più avanti anche di Guillaume Martin, una tappa vissuta all'attacco ma alla fine va alla deriva. E poi negli ultimi 25 km entra in scena la Bahrain Victorious. Il forcing da parte degli uomini di Landa sulla salita di Teglio non è successo nulla, ma poco più avanti allunga di forza dal gruppetto di testa il tedesco Lennard Kemna. E arriviamo così alle prime rampe del durissimo valico di Santa Cristina. Il primo ad uscire in caccia di Kemna tra gli inseguitori è l'olandese Arensman. Un chilometro più avanti fa altrettanto il ceco Hirt, che lascia lì al palo Hugh Carty e Alejandro Valverde. La caduta quindi banale, un banale contatto tra Landa e Bilbao sul Santa Cristina, nessun problema per entrambi, anzi poco più avanti eccolo il forcing di Landa. Tengono bene la sua ruota Richard Carapaz e Jay Hindley, faticano invece Joao Almeida e Vincenzo Nibali. Nulla da fare invece davanti per Lennard Kemna, dopo una giornata intensamente vissuta all'attacco ha speso tutto e cede definitivamente. Dovrà infine cedere anche Arensman, l'olandese della DSM, sotto i colpi dell'esperto Jan Hirt, che è stato probabilmente il più regolare, il più attento alla distribuzione delle energie in una tappa così dura. Sul Santa Cristina Hirt transita con una ventina di secondi su Arensman. Il gruppo Maglia Rosa è a circa 1,15, Almeida una quindicina di secondi più dietro, Nibali una quarantina di secondi più dietro rispetto a Carapaz. Ha dunque vinto il braccio di ferro con Arensman Jan Hirt, secondo successo in questo Giro d'Italia per la Intermarché Wanty-Gobert dopo quello di Bini Girmay.
pugno di rabbia per Arensman che chiude secondo a 7 secondi e poi c'è da seguire la volata per il terzo posto perché vale 4 secondi di abbuono e quasi al photo finish se li prende Jay Hindley a spese di Richard Carapaz. Joao Almeida perde 14 secondi rispetto a Carapaz, Nibali ne perde 42 ma tutto sommato è riuscito a limitare i danni. Jan Hirt, il quinto ceco della storia a vincere al Giro d'Italia, prima di lui c'erano riusciti Svorada, Ruska, Kreuziger e per ultimo Cerny. Nell'ordine d'arrivo spicca anche la grande prestazione del eterno Alejandro Valverde che ha chiuso in quinta posizione. Nibali è stato il migliore degli italiani, Domenico Pozzovivo ha perso più di 4 minuti, ha sicuramente pagato un po' la caduta. La classifica si accorcia ulteriormente, Carapaz adesso ha soltanto 3 secondi su Jay Hindley, Vincenzo Nibali è il primo degli italiani, quinto a 3,40, ha scavalcato Pozzovivo e soprattutto Vincenzo ha guadagnato ben 3 posizioni in graduatoria. Da segnalare anche il rientro in top 10 per Valverde che adesso la chiude, soprattutto Jan Hirt che grazie alla vittoria ha guadagnato 3 posizioni, adesso è nono a 7,42. Sotto a questo punto con la frazione numero 17 un'altra tappa molto dura, 168 km da Ponte di Legno a Lavarone, 35 km di salita, 4 Gran Premi della Montagna, gli ultimi due che sono anche i più impegnativi, concentrati negli ultimi 50 km che sono da grandi attacchi, da imboscate. La classifica subirà sicuramente ancora degli scossoni.